Prima di entrare nel vivo della giornata di studio, desidero esprimere un ringraziamento a nome dell'Assemblea del CIRSU e mio personale a tutti i partecipanti a questa iniziativa, ai relatori, a tutte le istituzioni che hanno accolto il nostro invito ed hanno dato il patrocinio al convegno, agli istituti di credito, alle aziende, al movimento cooperativo regionale e nazionale, alle associazioni di massa, ai movimenti e alle associazioni ambientaliste, al mondo della scuola e della cultura, agli organi tecnici della provincia e della regione, alle forze politiche provinciali e regionali, alle amministrazioni dei comuni aderenti al consorzio che, con il loro impegno politico ed amministrativo, consentono a questo ente e programmare il proprio sviluppo. Da alcuni anni lo studio e la conoscenza dell'ambiente in cui viviamo sono oggetti ad un interesse che va ben oltre gli scopi scientifici e culturali. La presa di coscienza da parte di un gran numero di persone e la sensibilizzazione delle masse verso le problematiche ecologiche hanno visto in quest'ultimo periodo un nascere di opinioni e movimenti basate sulle scienze ambientali. La salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali da essi prodotti sono oggi impegno di primaria importanza per tutti noi. Tra i grandi problemi che abbiamo alla soglia del 2000 sono certamente i più rilevanti quelli che riguardano gli equilibri ecologici del nostro territorio. Affermare la priorità ecologica significa perseguire un nuovo rapporto tra sviluppo e ambiente. L'ambiente naturale non riconosce ceti sociali, ma applica le sue leggi e i suoi principi senza differenza alcuna. Oggi siamo in presenza di una situazione fortemente degradata. I grandi bacini come l'Adriatico si vanno sempre di più eutrofizzando. In molteplici punti si assiste a collassi di sistema, a crisi ecologiche acute che provocano sempre più pesanti ricadute economiche e sociali. Il quadro che abbiamo di fronte quindi non lascia dei dubbi. Siamo in presenza di un salto di gravità nella crisi ecologica. Quando si afferma la giusta priorità del risanamento del mare Adriatico, senza prima risolvere quello del risanamento ambientale dei fiumi, significa tacere su una verità elementare con una scelta politicamente insipiente. Pensare al risanamento ambientale del mare Adriatico senza pensare contemporaneamente al risanamento dei fiumi, dalla sorgente alla foce, significa non affrontare nella globalità i problemi veri dell'ambiente. Tutta l'azione di governo deve essere volta perciò a ricostruire situazioni di equilibrio e l'obiettivo principale deve essere quello di realizzare uno sviluppo sostenibile. Solo una immediata ed energica azione legislativa che disciplina i più disparati settori di attività, energia, trasporti, rifiuti industriali, chimica, agricoltura, tenendo conto delle esigenze ambientali, potrebbe limitare i danni e consentire a tutti i cittadini di guardare con relativa serenità al futuro. Ma per ora siamo alle grandi enunciazioni di principio e alle buone intenzioni, mentre è arrivato il momento di agire. Per evitare di trovarci in quella situazione che gli esperti chiamano punto del non ritorno, la comunità è chiamata alla risoluzione dei problemi ambientali attraverso una partecipazione attiva di tutti i cittadini. Per combattere l'inquinamento sulle sue svariate forme, premesso che l'economia e l'ecologia sono sulla stessa barca e che non c'è crescita economica duratura
in assenza di un impegno pieno e sistematico verso i problemi ambientali. Si richiedono non solo leggi, ma coerenza di comportamenti amministrativi, al centro e in periferia, attraverso interventi su grandi comparti economici e con progetti strategici su cui è urgentissimo intervenire con programmi e idee di lungo e medio periodo, così come è avviata la programmazione del CIRS. L'idea forza che noi avanziamo vuole condurre l'uso delle risorse secondo un disegno organico di politica economica e sociale, definendo i meccanismi decisionali pubblici in funzione di una maggiore razionalità nell'utilizzazione delle risorse disponibili, programmate secondo una visione strategica destinata ad ambiti sovraccomunali, promuovendo accordi programmatici per i diversi settori di intervento ambientale, avviando così proposte di grandi iniziative tematiche nei confronti della Regione e dello Stato. L'attuale legislazione esistente, con itinere di approvazione, pur con i limiti da tutti riconosciuti, definibile nella legge 183-89, nella legge 305-89, intesa di programma Mezzogiorno Ambiente, nella legge 64-86, fondi FIO, offre opportunità al nostro consorzio di impostare un programma organico di intervento ambientale sull'intero comprensorio. La Regione deve esercitare rapidamente le funzioni ad essa delegate dalla legge 183-89, legge per la difesa del suolo, affinché le varie realtà, e tra queste il CIRS, dispongono di un piano di bacino per la conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque. Determinante sarà su questi temi la partecipazione dei cittadini, delle istituzioni, della cultura, delle associazioni, dei movimenti e delle forze politiche a discutere e confrontarsi nello specifico in un settore come quello dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei fanghi di depurazione, delle acque reflue, dei rifiuti industriali, perché dare risposte concrete e scientificamente valide significa risolvere il problema del risanamento ambientale del territorio ed elevare la qualità della vita. Pertanto, a livello politico, culturale o istituzionale, ogni disimpegno o disinteresse su queste problematiche assume il significato di un non comprendere i problemi nuovi che pone oggi la società. Non aiuta la partecipazione dei cittadini a misurarsi su questi temi, non serve a risolvere i problemi che invece richiedono il contributo di tutti. Il CIRS, che si propone come struttura di coordinamento di servizio propositivo sui temi ambientali agli enti locali, ha programmato d'intesa con i comuni consorziati la raccolta differenziata, lattine, pile, carta, vetro e medicinali scaduti, che è vantaggiosa sul piano tecnologico, economico e ambientale, al punto da configurarla non più come un elemento accessorio, bensì quale precondizione per qualsivoglia sistema di smaltimento. Occorre alzare il livello della sensibilità ambientale nella nostra regione. L'Abruzzo è una delle regioni dove si registra ancora una situazione di grande incertezza e di precarietà nel prevedere e programmare in una materia di grande rilievo ambientale come quella dello smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e nocivi, come ad esempio quelli ospedalieri. Così si è creata un'emergenza che deve pur essere adeguatamente affrontata. La Regione, nel rispetto delle leggi e della normativa nazionale, deve fornire ai comuni e ai loro consorzi un quadro di certezza tecnica e scientifica, capace di dare sicurezza ai cittadini in modo da evitare negativi impatti con l'ambiente circostante. L'ambiente è parte centrale del nuovo sviluppo economico. Essa non è una nuova ideologia,
ma un valore culturale e scientifico, per certi versi ideale, comunque da trattare criticamente. Se vogliamo fare una politica di tutela ambientale senza demagogia, se vogliamo coniugare sviluppo economico e salvaguardia ambientale, dobbiamo ripensare tutto il sistema dello smaltimento dei rifiuti, degli scarichi civili e industriali, che costituiscono un fattore ad alto rischio per l'ambiente e per l'uomo. In Abruzzo, come in altre regioni, sono stati realizzati impianti di depurazione che si sono dimostrati inadeguati a causa dello sviluppo turistico e degli alti costi di manutenzione. Il CIRSO, anticipando la legge regionale, è l'unico consorzio in Abruzzo che opera da anni sui temi ambientali, non solo su quello dei rifiuti solidi urbani. Per i compiti ad essa affidati dallo statuto, d'intesa con l'assessorato regionale all'ambiente, sta lavorando su un progetto pilota in questo settore. La soluzione ottimale è quella di ristrutturare ed armonizzare gli impianti esistenti e di realizzare impianti centralizzati che servono diverse cittadine, consentendo così di limitare i costi di gestione e di superare variazioni di popolazione. Gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono quelli di soddisfare la domanda di inquinamento e di migliorare la qualità della depurazione delle acque reflue e dei fanghi. Molti depuratori, quasi tutti, sia civili che industriali, esistono solamente perché una legge ne prescrive l'esistenza. Spesso non sono utilizzati, quasi sempre sono sottodimensionati, male sfruttati e sovente considerati un peso economico ed un problema amministrativo. Per modificare questo stato di cose occorre avere una gestione unitaria degli impianti. Il CIRSU avanza questa proposta ai comuni ed assume l'impegno di operare nel concreto e nella direzione di una razionalizzazione e riutilizzazione delle risorse. Proprio per far fronte a questo progetto strategico ambientale, il CIRSU sta valutando l'opportunità di trasformarsi in un'azienda mista, pubblico-privato, per meglio corrispondere ai bisogni nuovi che i comuni